Oggi vado a fare una ricetta di quelle super ultra appetitose, il poulet alla Briard. È francese, quindi il mio francese è assolutamente scarso, però la ricetta merita anche una pronuncia non perfetta. Allora, cominciamo a farlo. Prima cosa che ho fatto, una cosa che ho fatto in anticipo, ho fiammeggiato il pollo per levare poi eventuali peletti che ci possono essere. Fatelo sempre, è una cosa che conviene farla. Uso cosce e sovraccosce, ma se volete utilizzare un pollo intero, assolutamente lo potete fare. Casseruola, accendo subito il fuoco sotto e metto burro e olio. E lo devo semplicemente aspettare che si sciolgano. Quando il fondo della casseruola è già ben unto, vado a mettere il pollo, che ora deve rosolare. E parto proprio dalla parte della pelle. Nel frattempo che il pollo rosola, vado a tagliare in modo molto grossolano carote e pollo e scalogno. Quando il pollo è ben rosolato, lo togliete. A questo punto si aggiungono le verdure. Dopo aver fatto rosolare le verdure per un paio di minuti, si va a deglassare il fondo con un po' di sidro. Allora, piccola parentesi, non avete il sidro, non trovate il sidro, a parte ormai si trova abbastanza facilmente, usate del succo di mela. Sarà molto più dolce, però sarà sempre interessante per la ricetta. Ne mettete un pochino e servirà a deglassare il fondo. Allora guardate, vedete? Nel fondo non c'è più niente attaccato, quindi questo liquido mi è servito per togliere tutte le parti, ovviamente, che si erano attaccate sul fondo. Ora vado a rimettere il pollo. Sale, pepe. Io ne metto abbondante, però voi ovviamente fatelo a vostro gusto. E poi vado a coprire con l'altro sidro, così. Fuoco basso, si copre. E ora si lascia cuocere per minimo 45 minuti. Il pollo deve essere praticamente perfettamente cotto. Ci vediamo dopo. È cotto. Devo dire la verità, avevo già spento il fuoco perché avevo paura di cuocerlo troppo, il pollo. Vado a toglierlo e lo metto da parte. Raccolgo anche le verdure, non il sughetto, ma le verdure sì. Non l'ho detto prima, ma lo dico adesso. Nel caso utilizzate il succo di mela, ovviamente quello non zuccherato, ma è molto zuccherino, fate attenzione e regolate bene di sale. Aggiungo a questo sughettino della panna fresca e aggiungo la senape quella all'antica, vedete? È un po' diversa. E ne metto abbondante 3 cucchiaini colmi. E ora faccio tirare un pochino questa salsa. La faccio ispessire leggermente, non troppissimo, però un pochino la faccio ispessire. Mamma che buona, veramente fantastica. Quando arriva a spiccare il bollore così, lo vedete, bello ricco, è il momento in realtà di che si può anche spengere tranquillamente il fuoco, far riposare un pochino e quando diventerà un pochino più tiepida avrà una struttura ancora più densa. Io vi consiglio di fare così, però se la volete ancora più densa dovete portare avanti la cottura. Ma a questo punto c'è il momento più bello delle ricette, ovvero l'assaggio. Mi prendo, qui mi faccio il piattino, mi prendo il pezzo più brutto che è questa coscia,
non è proprio il massimo della bellezza. Mi prendo un pezzettino di carota, lo scalogno e ora però, in quantità estremamente generose, ci verso sopra la panna. Così. Allora, potete aggiungere, che dà anche un po' di freschezza, anche di colore, un po' di foglie di prezzemolo. Io lo farò nel piatto che presenterò per le fotografie, ma nel mio piatto non mi va di metterci. E ora si assaggia. Buona. Provate a farla questa ricetta, diventerà qualcosa che userete quando dovete fare anche bella figura. Davvero, davvero rimarchevole. Una ricetta rimarchevole. E con questa ultima parola che ho appena proferito, io me ne vado.